Vincenzo Manco, che credo sia già collegato, che noi abbiamo un po' tediato, secondo me. Buongiorno, no, Vincenzo. No, assolutamente non mi avete tediato. Buongiorno a voi, radioascoltatori. Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, lo Sport per l'Unione Italiana per lo Sport per Tutti, che in qualche modo prosegue uno dei tanti percorsi intrapresi, quello legato allo sport nelle carceri. È un percorso ormai trentennale in qualche modo, no? È stato rinnovato adesso un protocollo che prevede questo tipo di attività, è variegato, è molto ricco, non so se vuoi sottolineare qualcuno di questi aspetti, però insomma certamente c'è di fondo questa volontà di far sì che lo sport possa essere elemento positivo all'interno di una situazione come quella del carcere, un luogo come quello del carcere in cui insomma non tutto è sorridente. Lo Sport per Tutti è lo sport che abbatte anche i muri del carcere, di quegli spazi che purtroppo vengono adibiti per costruire dei recinti per le persone che comunque nell'arco della loro vita qualche errore lo hanno commesso, e per la giustizia è corretto che in un certo senso paghino e assumino le responsabilità dell'errore fatto. Nello stesso tempo però un'associazione come la nostra, che appunto già nell'acronimo disegna l'idea di uno sport appunto per tutti, è uno sport che deve necessariamente mettere a disposizione spazi, occasioni, opportunità anche per la popolazione detenuta, in modo tale che un ideale di libertà possa essere vissuto attraverso la pratica sportiva in un rapporto con la comunità anche esterna. La WISP serve per questo, è un ponte che viene costruito tra la popolazione carceraria, il dipartimento penitenziario del Ministero della Giustizia, la polizia penitenziaria, i nostri operatori e la popolazione dei detenuti, per avere occasioni di riabilitazione sociale. Vincenzo, ti interrompo solo per pregarti di avvicinare il microfono, perché a tratti si abbassa la voce. Ah, perfetto, chiedo scusa. Adesso è perfetta. Va bene? Sì. Prego. Si è sentito bene? Sì, non benissimo, adesso è meglio, però insomma si è inteso comunque. No. Allora, io volevo chiederti anche una cosa, al di là di questo protocollo che si rinnova, il senso di tutto questo. Voi avete anche dei riscontri, no? Nel corso di tutti questi anni l'attività sportiva in carcere ha portato dei riscontri anche, umani, no? Al di là dei numeri, al di là dei fatti che possono essere raccontati quasi come una statistica, è un'esperienza profondamente umana. Assolutamente sì. E racconto questo episodio che mi è stato a mia volta raccontato da una nostra operatrice del Comitato di Roma nel rapporto con la nostra attività con il carcere di Rebibbia, per esempio, soprattutto nel reparto femminile. Alla fine di un'attività era stato allestito un buffet, e quando è stato dato il pronti e via per poter usufruire del buffet, tutti gli altri carcerati, detenuti, si sono lanciati sul buffet, passatemi il termine, depredandolo, e coloro che avevano fatto il percorso con la WISP erano lì in attesa, assumendo anche un atteggiamento anche etico nel rapporto con quel momento, che peraltro anche di legittimo ristoro per le attività sportive fatte. Ma l'attività della WISP costruisce anche questo, una ricostruzione proprio delle coscienze, del rapporto anche umano con quello che deve essere la relazione con le altre persone, una riabilitazione vera e propria, non soltanto dell'utilizzo del proprio corpo ma anche della mente, che si rapporta in modo diverso con le persone, le situazioni, e quindi una vera e propria riabilitazione, una vera riapertura mentale, rispetto a quello che può essere lo spazio distretto. Allora, all'interno delle carceri c'è vivicità, all'interno delle carceri ci sono moltissime attività. Vuoi sottolinearne qualcuna di queste esperienze invece proprio concretamente? Perché si è giocato a rugby, si è giocato a pallone, si è giocato a calcetto, si è organizzato di tutto nelle carceri, no? Ed è appunto per fortuna sempre più variegato, no? Il desiderio di inventare qualcosa che possa essere sport all'interno, dietro le sbarre, insomma. Sì, due cose esperienze bellissime. Una, sottolineava appunto questo di Rebibbia e il Vivicità, ma anche tutte le altre iniziative che facciamo con le diverse discipline, sicuramente segnano
un'esperienza particolarmente avanzata. I detenuti attendono non soltanto la data di giudicità a Rebibbia, ma attendono l'ingresso dei nostri operatori, delle nostre operatrici, proprio per vivere, diciamo, momenti veri di socialità e quindi anche di proattività. Noi abbiamo messo in piedi da qualche tempo e abbiamo quasi terminato, stiamo per fare anche la pubblicazione conseguente, un progetto internazionale con il coinvolgimento di partner del Belgio, della Gran Bretagna, del Regno Unito, anzi Regno Unito, Croazia e Olanda. Insieme a questi partner abbiamo costruito un progetto dove i detenuti sono, diciamo, coinvolti in termini di coprogettazione della loro attività, quindi sono loro stessi che dicono: ci piacerebbe oggi fare questo o implementare questa disciplina, fare questo tipo di attività. Mi piace ricordare, oltre a Rebibbia, è l'esperienza di Bollate, altro carcere particolarmente avanzato dal punto di vista anche dei rapporti con l'amministrazione penitenziaria. Lì c'è una bellissima esperienza nel rapporto tra detenuti e attività, per esempio, equestri. Lì c'è un maneggio, c'è anche questa esperienza, diciamo, diretta con i cavalli e con popolazione detenuta che ha accresciuto le proprie competenze e professionalità sul piano enogastronomico. Noi abbiamo vissuto una cosa bellissima, l'esperienza del Consiglio regionale della WISP Lombardia, con la presenza della Presidenza nazionale, nella biblioteca di Bollate, e appena dopo un pranzo che è stato appunto gestito dagli stessi detenuti con la polizia penitenziaria e rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, direttore, eccetera, tutti insieme, ecco, a parlare di nuove esperienze, di nuove attività, di attività motoria, di attività sportiva. Il rapporto con i detenuti non è retorica, non è, diciamo, assolutamente enfatico dirlo, è una bellissima esperienza formativa, anche per chi come me è un dirigente, diciamo, che all'esterno di quell'esperienza, ma quando ne viene a contatto sicuramente si arricchisce, porta a casa un'esperienza umana forte, quindi non una semplice esperienza, diciamo, di piacere, ecco, della pratica sportiva, di rappresentare un'associazione come la nostra. È una forte esperienza umana, Vincenzo, davvero formativa. Lo credo. Allora, io in chiusura ricordo che questo accordo è stato siglato da te, presidente dell'UISP, e dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, e che durerà ancora 3 anni. Quindi in bocca al lupo per questo percorso e grazie infinite per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, Vincenzo.